Buongiorno, signore. Buongiorno, come va? L'auto è già in attesa. Mi scusi, mi faccia passare. Va bene, arrivo. Aspetta un attimo, ma siamo a corto di soldi. Torna qui e chiudi quella porta. Va bene, vado io. Mi scusi. Stavo contando i miei soldi e non c'erano più. Il fatto è che nessuno di voi due se ne andrà da qui fino a quando non si troveranno i soldi. Ma signore, è impossibile che mi sia sbagliato. Li ho contati io stesso e ho messo i soldi qui. Anzi, forse ha sbagliato i conti. No, non ho nessun patrimonio, non vi sto dicendo niente di male. Lo ripeto. Nessuno dei due se ne andrà finché non arriverà quel denaro. Edoardo, fammi vedere le mani. Ma perché, signore? Senti, davvero, credo che tu abbia preso la droga pensando che ti avrei perquisito. In realtà, signore, ecco cosa fare. Prima puoi cercare me. Hai un aspetto pulito. Salite e uscite di qui. Signore, posso perquisirla? Allora vai, ha detto. Ok, signore. Signore, è pulita. Ne è sicuro? Sì, capo. Mi assicurerò che sia pulito. Vedi? Non può essere. Quel denaro deve essere qui. Beh, signore, credo che sia già tardi. Arriverete molto tardi all'appuntamento. Ascoltate qui. Se quei soldi non arrivano sulla mia scrivania, vi licenzio entrambi. E poi ancora di più. Chiamo la polizia. Avete capito? Inizio a contare. Uno, due. Iniziate a contare ora. Che cos'è? Lo sapevo. Sei un ladro. Fammi un favore, amico Gabriel. Chiamate subito la polizia, immediatamente. Posso, capo? Sì, posso. Ma fatemi una domanda. Ti chiamo anch'io. Di cosa stai parlando, ragazzo? Non pensi che sia troppo sfacciato, vero? Oh, beh. Non sono l'unico coglione bastardo e ladro qui, vero capo? Non solo devi impegnare dei soldi, ma vuoi anche prendermi in giro. Ai ai ai. Basta chiacchiere, grande capo? O meglio, ladruncolo. Cosa ne pensate? Che abbiamo dimenticato cosa avete fatto di male? Le rinfresco la memoria, capo. Vi ricordate di quella donna ipovedente? Leticia? Quindi è così che farete? Tu, in silenzio. Non è possibile chiamare la sicurezza. Lo scoprirò, lo farò. Ariel! Ehi, ehi, ehi. Non chiamare. Solo perché, signor Fred? Perché se non lo fai andrai dritto alla stazione di polizia. Ok, va bene. Allora, cosa vuoi? Sappiamo già tutto. Che avete imbrogliato i vostri clienti. Prendete la documentazione falsa, datela a loro e tenete quella vera. La vostra casa e tutti i vostri soldi. Non credi che stiano sbagliando? Da dove ha preso questa documentazione? Leticia, ora ci serve solo la tua firma, ok? Nei documenti, la sequenza del processo di vendita della vostra casa. In questo modo sarete tranquilli, vi godrete la vostra pensione, avrete dei bei soldi, viaggiare, fare le cose che vi piacciono e tu resterai chiuso in questa casa. Fred, a dire la verità. Non so se voglio ancora vendere la mia casa. Perché ho vissuto qui per tutta la vita e non voglio sbarazzarmene in questo modo. Dottoressa Donna Leticia, questa sua casa, mi dispiace dirglielo, ma sta perdendo poco per niente. Diverse crepe. Qui bisogna spendere molti soldi per la ristrutturazione. Perché ti dico che se la prefettura viene qui, ti sbarrano la casa, capisci? Non avrete un posto dove vivere. Non sei molto meglio di così, vero? Stare in spiaggia, bere una bibita fresca, godersi la vita, sentire la brezza marina. Quindi smettete di pensarci. Esci da quella casa e vai a vendere la tua vita. Davvero, signore? Non lo so. Sono molto affezionato a questo posto. No, capisco, ma date un'occhiata. Se lasciate a me il compito di risolvere la questione, ho già ricevuto un'offerta 3 volte superiore al valore della casa. È un'offerta che non si può rifiutare. È così? No, certo che è vero. Proprio così. Ridurrò anche la mia commissione. Mi lasci prendere il 10%, io prendo solo il 5%, ok? Io valgo solo un po' di soldi, ma tu ti guadagnerai da vivere sulla spiaggia. Davvero? Tutte le tue cure, sai? Fin dall'inizio sono arrivati i documenti per me. Mi mostra una grande sicurezza. Quindi sì, voglio vendere questa casa. Ma
Bene, bene. Allora, devo tagliarlo? Giusto? Tornerò presto con buone notizie, ok? Ci vediamo dopo. Fred, come hai avuto il coraggio di farmi questo? Sono andato in banca e la ragazza me l'ha detto. Non avevo un solo centesimo nel mio conto corrente. E un'altra cosa, la documentazione per la casa non è nelle mie mani. Cosa? Non vi hanno mai insegnato a non firmare nulla senza averlo letto? Non sai nemmeno leggere, vero? Ecco cosa fare. Andate a casa e tirate fuori tutte le vostre cose. Perché altrimenti un camion del comune lo raccoglierà e lo getterà nella spazzatura. Qui c'è il coraggio. Non hai un cuore. Non ho un posto dove stare. Te l'ho già detto, lascia che ti dica una cosa. Ogni giorno il proprietario e l'intelligente si svegliano. Quando si incontrano, ecco cosa succede. Ma se venite con me a casa vostra e portate via tutte le vostre cose, che non conoscete già, andate a buttarlo in discarica. Vedi? Vai. Continua. Ora dimmi una cosa. Come ti permetti di fare questo alle persone, A pensarci bene, era ora. È ora di chiamare la polizia. No, calmati. Cercheremo di risolvere la situazione senza coinvolgere la polizia. Cerchiamo di raggiungere un accordo. Nessun problema. Ora ditemi, cosa può offrirci? Ecco cosa faremo. Restituirò la casa e il denaro. Naturalmente, a parte la mia commissione, che non restituirò. Voi due vi dimettete e la cosa finisce lì. Tutto bene? Per non perdere altro tempo? Ecco le vostre cuffiette. Questa è la vostra parte. Questo è il mio comitato. Tutto va bene. Continuiamo. Ah, solo un momento. Permettetemi di riprendere questa conversazione. Sì, è tutto a posto. È tutto a posto. La polizia risolverà tutto. I soldi sono tutti qui. È stato un piacere fare affari con lei. A presto. A presto. È stato meraviglioso. Che meraviglia. Almeno ho ricevuto tutti quei soldi. Ma che cos'è? No, non ci credo. Quei bastardi. Ragazzi, guardate cosa state innovando. Cosa c'è, signora Letizia? No, non ci credo. Questa è la documentazione per la mia casa. Ed è a mio nome. Esatto, signora Letizia. Siamo riusciti a recuperare la sua casa. Ragazzi, non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Grazie mille per tutto, sai? Non c'è bisogno di ringraziarmi. Abbiamo creato Letizia con il cuore.